Dottoressa Marchesotti, ha un suggerimento da darci contro lo sguardo stanco che subentra con l'età? Sì, certo, infatti lo sguardo stanco è uno degli inestetismi che piace meno alle pazienti, perché col passare del tempo il sopracciglio si abbassa e c'è l'aptosi palpebrale, cioè la palpebra inizia a cadere, a diventare più bassa e a dare allo sguardo un aspetto stanco e anche triste. E le pazienti in studio mi dicono: questo sguardo non mi corrisponde, cioè loro non si sentono né tristi né stanche, però il loro aspetto è questo e quindi cercano una soluzione. E qual è una soluzione possibile? Sì, la soluzione è rappresentata dalla tossina botulinica che, dosata nel modo giusto e fatta nei punti giusti, dà degli ottimi risultati. I punti di iniezione sono al lato dell'occhio, nella glabella, nella fronte e dopo 3-5 giorni si inizia ad avere un risultato di lifting non chirurgico del sopracciglio. Mi immagino però che sia un lifting leggero. Cioè... molto soft, soprattutto molto naturale, che è quello che piace alle pazienti. Lo sguardo appare più luminoso, più fresco e quindi anche più giovane. Con un effetto anche molto armonico sul viso. Molto armonico, naturale, praticamente non si nota che hanno fatto un trattamento estetico, ma appaiono più luminose e questa è la loro grande soddisfazione. Sono molto contente. E quanto dura? Di solito la durata va dai 4 ai 6 mesi e questo dipende molto sia dalla situazione iniziale, dall'età e anche dalla mimica. Più si è mimici e meno dura, però poi si ripete tranquillamente.